Ciao a tutti, uno dei sogni dell'essere umano è fare un corso sulla felicità. Anzi, neanche un corso sulla felicità. Molte persone vanno a cercare la pillola della felicità perché non vogliono assumersi la responsabilità. Quasi come se la felicità fosse qualcosa che ti proviene dall'esterno, tu prendi una pillola e diventi felice. E diciamo che poi in effetti la chimica ha seguito anche questa strada. Hanno creato, diciamo, delle pillole, tra virgolette, che ti cambiano lo stato mentale. Ad esempio, non so, l'inibitore della ricaptazione della serotonina, che artificialmente, diciamo, aumentano la serotonina in circolo e quindi le persone credono di essere felici. In realtà è una modificazione artificiale dello stato mentale e crea una situazione di fatto nefasta, perché comunque tu diventi dipendente, la tua felicità sta in una pillola, sta in una situazione. Nel momento in cui tu smetti di prendere la pillola, cadi in una situazione ancora peggiore di quella precedente, perché il tuo organismo, da un certo punto di vista, si è abituato, diciamo, a una certa somministrazione chimica. Nel momento in cui tu gliela togli, per reazione finisce ancora peggio di prima. Un po' come le persone che sono sempre abituate a, diciamo, che ne so, a fare sport, nel momento in cui smettono, tendono a ingrassare, perché il metabolismo si è abituato comunque ad un certo ritmo. E quindi andiamo a cercare, molte persone cercano poi il corso della felicità, no? Come imparare ad essere felici, come se qualcuno ti potesse dare la felicità senza che tu faccia niente, fondamentalmente. Quindi gli esseri umani hanno questa caratteristica, non tutti, ma alcune persone, di non assumersi la responsabilità della loro vita. Delegare sempre a qualcun altro, questo è anche più facile. Come nelle relazioni sentimentali, quando sei infelice è sempre colpa di qualcun altro che ti sta rendendo infelice, è colpa dell'altro, dell'altra che ti ha lasciato, che ti ha lasciata, il fatto che tu sei infelice. E quindi, fin tanto che una persona va a cercare la felicità all'esterno di sé, non potrà mai trovarla. Non esiste il corso della felicità come non esiste la pillola della felicità. Esistono certo delle modificazioni chimiche artificiali, ma producono una felicità artificiale. Il corso della felicità, certo, sono le esperienze di vita, anche le esperienze formative sicuramente, ma non esiste qualcuno che ti possa, come dire, l'untore che ti pone le mani e ti rende felice. La felicità è qualcosa che devi andare a trovare dentro di te. Fondamentalmente, cioè, ti possono indicare la strada. Tutti i maestri spirituali, quelli seri perlomeno, ti indicano la strada per la felicità. Gli insegnamenti del Buddha indicano una strada di eliminazione di veleni mentali che ti porta sicuramente alla felicità, ti porta sicuramente a stare bene, ma non è che lo fa al posto tuo. Cioè, anche chi ti insegna un insegnamento spirituale, diciamo, non so, prendiamo Buddha, riferendomi al buddismo, non, è il primo stesso lui a dire che non ti può rendere felice. Ti può indicare una via, ti può indicare un percorso che ha fatto lui stesso. Poi sta a te però intraprendere questo cammino. E questo cammino non è che esente da sforzi, diciamo, non è che esente da forza di volontà. La forza di volontà per seguire questo cammino ce la devi mettere tu. È ovvio che è come in una dieta, è molto più semplice, diciamo, è facile abituarsi a mangiare schifezze piuttosto che eliminare le schifezze e iniziare a fare una dieta sana. È ovvio che tu devi perseguire un obiettivo. La dieta sana, diciamo, ti genererà magari la sofferenza dell'oggi, ma poi ti abitui e questo ti darà benefici a lungo termine. Così l'eliminazione dei veleni mentali, quali la rabbia, l'invidia, la gelosia, eccetera, eccetera, rancore, risentimenti, attaccamenti, eccetera, è ovvio che non è facile, ma nessuno ti può con la bacchetta magica schioccare le dita e eliminare, diciamo, l'attaccamento nefasto che tu hai per una persona. Ma nel momento in cui tu capisci che quell'attaccamento ti genera sofferenza, e beh, devi essere tu che metti lo sforzo, inizia il primo passo, devi farlo tu, poi gli altri passi
anche devi farli tu, ma verranno automaticamente. Però devi iniziare. E questo è quello che frena molte persone, perché molte persone trovano più comodo lamentarsi che le cose vanno male, piuttosto che fare qualcosa per farlo andare bene. Questa è una caratteristica di molti esseri umani, perché il lamentarsi è comunque una fonte di approvvigionamento emotivo. E quindi tu ti lamenti, vuol dire che c'è qualcosa che non va e continuamente, come avere un pazzo in casa, serve sempre. Perché lo trovo, diventa il capro espiatorio per cui le cose non funzionano, ad esempio. O come prescriversi dei sintomi. Io sono malato e quindi non mi rompete i coglioni, diciamo, se sto tutta la sera, tutta la notte e di giorno a dormire perché sono malato e non voglio prendermi delle responsabilità. Questo è un discorso che fanno molte persone e purtroppo è una strada che porta all'infelicità e sono come, è una scelta di comodo di fatto, sono come scelte di comodo che ad esempio fanno molte donne, molti uomini che preferiscono, diciamo così, anziché rimboccarsi le maniche e darsi da fare a trovare un lavoro che gli dia autonomia e stabilità, restano agganciate a situazioni che non gli piacciono di fatto, perché dall'altra parte ottengono, che ne so, una stabilità economica. E molte situazioni di questo genere ci sono, cioè molte persone, soprattutto donne, probabilmente per un motivo culturale, eccetera, che preferiscono, diciamo così, anziché trovare una propria via, una propria autonomia, una propria capacità di perseguire i propri obiettivi, preferiscono, diciamo, appoggiarsi a qualcuno, spesso uomini più anziani, di solito funziona in questo modo, che garantiscono una stabilità economica e poi si lamentano però di essere infelici con questa persona, però d'altra parte non hanno la forza e il coraggio di venirne fuori. Quindi è una ricerca di felicità sbagliata fondamentalmente, perché è come la persona che spera che qualcun altro possa renderla felice. Questo qualcun altro che ti può rendere felice, inutile che lo cerchi perché tanto non esiste. Non esiste nessuno che ti può dare la felicità, che ti può regalare la felicità, ma neanche la tranquillità, se vogliamo. Sono tutte cose che devi trovare dentro di te e quindi richiedono uno sforzo, nel senso che o sei, diciamo, per indole portato a seguire un percorso di un certo tipo, oppure se, nel momento in cui capisci che questo percorso è quello che a lungo termine ti darà dei benefici, devi iniziare a perseguirlo. E invece è più facile restare attaccati alle cose che apparentemente sono piacevoli, ma che poi ti danno sofferenza. Cioè, è più facile mangiarsi il gelato, per fare un esempio, che ti fa venire mal di pancia. Tu lo mangi, saprai che ti verrà mal di pancia, ma però quel piacere lì di mangiarlo, come dire, dell'oggi, diciamo così, ti spinge a mangiare comunque il gelato, poi quando ti verrà mal di pancia ti lamenterai e darai la colpa al gelato. No, la colpa non è del gelato, la colpa è tua che l'hai mangiato. Cioè, perché poi tu dici, è colpa del gelato che mi è venuto mal di pancia. Ma tu lo sapevi che ti sarebbe venuto mal di pancia, l'hai mangiato lo stesso, quindi la colpa è tua, non è del gelato. E come la colpa è tua quando stai con una persona che di fatto ti fa soffrire, e poi ti lamenti del fatto che soffri, ma non è e dai la colpa a quell'altra persona che ti fa soffrire, non è colpa dell'altra persona, è colpa tua che ci stai assieme. E se tu sei dipendente, faccio un esempio, economicamente da una persona, è ovvio che poi non sei libera o libero, perché poi sono anche casi, perché in qualche modo dipenderai da quella persona, forse perché ci vivi assieme, forse perché senza, come dire, il cash che ti passa non riesci da sola o da solo ad avere sostentamento e quindi sei infelice, ti lamenti che lui o lei è la causa della tua infelicità. No, la causa della tua infelicità sei tu. E uno dice, come tu però puoi essere la causa della tua felicità e la tua felicità passa attraverso l'eliminazione dei condizionamenti, l'eliminazione dei veleni mentali, l'eliminazione degli attaccamenti. E fin tanto che hai attaccamenti, fin tanto che hai bisogni, non potrai essere felice. È inutile andare a cercare il corso sulla felicità. Ne troverai mille, ma anche utili, nel senso che ti daranno istruzioni utili, perché poi fondamentalmente, se andiamo a vedere, come dire, tutti i grandi maestri più o meno
con delle sfumature diverse, ma grosso modo le cose erano le stesse, davano gli stessi, diciamo, davano gli stessi input, soltanto che noi non li seguiamo questi input, cioè, o perlomeno li seguiamo a livello logico-concettuale, ma non li seguiamo più a livello emotivo, cioè nel senso non li seguiamo a livello pragmatico, pratico. E quindi leggo la teoria e poi però dire me ne fotto e continuo a fare quello che ho sempre fatto. Leggo la teoria che mangiare il gelato fa male, ma poi lo mangio lo stesso. E poi mi lamento del fatto che sto male e sarà anche colpa del gelato. Questo meccanismo, diciamo, ci permette non di trovare la felicità, ma di trovare tanti modi per essere infelici. E andiamo in questo modo anche ad amplificarci i vincoli, i blocchi che generano infelicità, come ad esempio la paura di essere abbandonati. E la paura di essere abbandonati genera infelicità, ma questa paura di essere abbandonati, se tu ce l'hai, devi affrontarla e risolverla, non lamentarti del fatto che le persone ti abbandonano. Le persone ti abbandonano, bene, prendi atto del fatto che dentro di te ci sarà un nucleo legato alla paura di essere abbandonato, ci sarà un imprinting legato alla paura di essere abbandonato, e allora devi affrontare questo imprinting, devi andare a eliminare alla radice il male, perché se non vai a eliminare alla radice, tornerà ancora più virulento di prima. È un po' come dire, se ho un batterio in corpo e non l'ammazzo completamente con l'antibiotico, perché anziché fare 6 giorni di antibiotico, prima ne faccio 3, lo fortificherò, avrò una recidiva e poi dovrò, non basterà più la dose normale di antibiotico, perché lui si sarà già premunito, diciamo, quindi dovrò ancora fare uno sforzo maggiore. Quindi è, come dire, molto importante fare bene il primo passo, come un po' nel pugilato. Molto importante colpire per primo e centrare il bersaglio. Nel momento in cui hai fatto quello, beh, sei già un passo avanti, poi il resto verrà. Però non devi convincerti che è colpa degli altri, anche perché gli altri si comportano, oppure gli altri sono cattivi, ce l'hanno con me. Questa sindrome paranoica, tutti sono stronzi, tutti se la prendono con me. Sei tu lo stronzo, la stronza, tra virgolette, che ti fai prendere in giro. Nessuno ti può prendere in giro se tu non lo consenti. Questo è un dato di fatto, diciamo così. Dobbiamo imparare a gestire queste situazioni. Dobbiamo imparare a gestire la nostra emotività, dobbiamo imparare a gestire la nostra felicità. La felicità è uno stato interiore, nessuno te lo può togliere, tra virgolette. Però ci devi andare tu. Esiste dentro ognuno di noi un nucleo felice, ma dobbiamo cercarlo dentro di noi, appunto, non all'esterno. E non dobbiamo incolpare altri del fatto che ci stanno rendendo infelici, perché se no andrai a sviluppare angosce e panico. Panico, diciamo, inteso un po' come la paura di morire, no? Se non affronti la morte, viene il panico, che è proprio la paura di morire, oppure l'angoscia, che viceversa è la paura di vivere, fondamentalmente. Quindi, quell'angoscia, paura di vivere, deriva dalla paura di essere abbandonati, ad esempio. Paura di essere abbandonati è un nucleo che va affrontato, ma devi affrontarlo, perché se te lo sperimenti solo, ma non vai mai a capire, eliminare quali sono le cause, non avrai possibilità di venirne fuori e ti lamenterai del fatto che gli altri ti abbandonano. E quindi del fatto che sei infelice, e siccome sei infelice ti abbandoneranno ancora di più, perché a nessuno fa piacere stare sempre con uno infelice e depresso, diciamo le cose come stanno, perché, come dire, le persone più si deprimono, più si deprimeranno, perché è ovvio che se ti deprimi perché nessuno ti vuole, nel momento in cui sei depresso ti vorranno ancora di meno, perché a chi fa piacere stare con persone depresse? A nessuno. E quindi entrerai in questo loop. Quindi devi partire da te stessa, da te stesso, la voglia di, come dire, deve essere un corso di autoformazione, quello della felicità. Potrei trovare tantissime indicazioni, strumenti, potrei trovare tantissime persone che ti daranno, diciamo, a seconda delle loro caratteristiche, a seconda delle esperienze che hanno avuto, ti daranno sicuramente degli insegnamenti, e gli insegnamenti vanno accolti, ma accogliere un insegnamento e non metterlo in pratica
È come fare un corso di lingua inglese e poi non parlare mai l'inglese con nessuno. Bene, oppure come voler credere che si può imparare a nuotare leggendosi un libro sul nuoto, senza mai sperimentare in piscina o nel mare. Non potrei mai. E quindi devi giocartela tu, sulla tua pelle. Certo che ti genererà stati di sofferenza, come quando uno vuole uscire da una tossicodipendenza, è ovvio che la crisi di astinenza c'è, però questa crisi di astinenza, se tu non hai forza interiore, è un problema tuo, cioè devi recuperarti la forza interiore, non puoi dare la colpa agli altri. Quindi recuperare la propria forza interiore vuol dire fondamentalmente eliminarsi i veleni mentali, ma bisogna volerlo, perché se non lo vuoi, se non senti una spinta forte, vuol dire che preferisci, diciamo così, tenerti il suo dente cariato che ti farà male vita natural durante, piuttosto che affrontare la paura, e quindi significa avere coraggio, perché il coraggio non è non avere paura, è la capacità di affrontare le proprie paure, avere il coraggio di farti togliere sto dente. E io darò dei consigli, diciamo, su come eliminare la paura dell'abbandono affettivo, che è una delle paure più grandi che noi abbiamo, e diciamo come conquistare, quindi la persona che ti interessa, venerdì 19 maggio 2017, domani praticamente, ore, per chi segue la diretta, ore 20:45, presso l'educatore della Provvidenza in corso 3013 a Torino. Chi fosse interessato, comunque il riferimento è il 333 1511 703, le info le trovi nel box. E inoltre iscriviti al mio canale YouTube, perché se ti iscriverai al canale YouTube avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me. Quindi costa niente, per cui iscriviti al canale. Ciao a tutti!